Ciao, oggi vedremo come si può imparare a capire l'inglese parlato e farlo in maniera estremamente facile e economica. Io sono Fabio di inglesein3giorni.com e imparameglio.it. Allora, prima di vedere come praticamente in maniera pratica migliorare l'ascolto dell'inglese, cerchiamo di capire una cosa. In Italia c'è un enorme problema con lo studio dell'inglese. Sì, è vero, ci sono le scuole che non funzionano, i corsi che non funzionano, perché ci vogliono insegnare la grammatica e a fare esercizi al posto di utilizzare la lingua. E questo già di per sé è un errore importantissimo perché non ci permette di imparare davvero la lingua. Ma anche chi cerca di andare oltre e cerca di imparare la lingua usandola, fa molto, molto spesso degli errori giganti. Ad esempio, un errore molto comune è leggere molto in inglese, che va benissimo, che ti aiuta a imparare la struttura della lingua, che ti aiuta ad avere un enorme vocabolario e una buona comprensione dell'inglese scritto. Ma il problema è che quando viene il momento di parlare abbiamo problemi. E soprattutto, visto che l'inglese ha una struttura fonetica differente, molto differente, dalla struttura fonetica italiana, abbiamo enormi problemi nel capirlo. Cioè, ci sono altre persone che cercano di mischiare un po' l'approccio, leggere, scrivere, cercare di parlare, ma non si focalizzano molto sull'ascolto. Un esempio molto comune, ne abbiamo già parlato in altri video, è la gente che guarda molti film coi sottotitoli, pensando che in questa maniera impara in maniera più semplice, o perlomeno pensa che impara ad ascoltare e a capire l'inglese in maniera più semplice, senza rendersi conto che l'unica cosa che sta facendo è leggere molto in inglese, ma non ascoltare assolutamente nulla, quindi non migliora mai l'ascolto. E la prova è sotto gli occhi di tutti. Basta vedere. Chi guarda i film con i sottotitoli? Perché continua a guardare i film con i sottotitoli dopo anni? Perché dopo anni ancora non è capace di ascoltare e capire l'inglese, quando in realtà bastano poche settimane per fare il grande salto di qualità. Se dopo anni continui ad ascoltare, a vedere film con i sottotitoli, è perché stai usando un approccio sbagliato. Cosa dobbiamo fare per imparare a capire l'inglese parlato? Specialmente parlato dai madrelingua, che hanno una, come detto, una pronuncia molto diversa da quella che potremmo immaginarci noi. Allora, molto semplicemente, bisogna fare moltissimo ascolto. Moltissimo ascolto non vuol dire lanciarsi a vedere film, vuol dire iniziare, se abbiamo dei problemi, iniziare con del materiale più semplice. Materiale più semplice può essere vedere dei cartoni animati, guarda l'altro video in cui spiego il perché sono utili, può essere vedere dei documentari, perché sono spesso autoesplicativi. Ciò che vedi a schermo è esattamente ciò che ti sta dicendo la voce fuori campo, e in più la voce fuori campo è spesso lenta e chiara, scandisce bene tutte le parole e quindi è facile da seguire. Quindi anche con un livello non avanzatissimo si può imparare, si può capire ciò che dice. Altre tecniche sono diverse, sono tutte spiegate nel corso di come imparare qualsiasi lingua, ti lascio nella descrizione il link. E ad esempio potrebbe essere vedere un film che abbiamo già visto in italiano, in modo da sapere cosa succede, quindi non arrivare al punto di essere persi. Può essere vedere un film sì con i sottotitoli, ma dopo qualche giorno rivederlo senza, ti spiegherò nel corso il perché, come funziona, eccetera. E ci sono molte, molte strategie per vederlo, gli audiolibri possono essere molto utili. E c'è uno strumento che ci può essere estremamente, estremamente utile. Uno strumento molto economico che tutti possiamo avere e che non sono quelle bagianate che ti vendono molti corsi, applicazioni, cose che non servono assolutamente a nulla. Ciò che serve, che io uso moltissimo e che ho usato moltissimo per imparare molte lingue straniere, è questo: delle cuffie. Ok? Queste sono particolarmente buone perché sono cuffie Bluetooth. Quindi non hanno bisogno del filo, quindi lo posso usare quando vado in bici al lavoro, quando faccio sport, quando vado a comprare qualcosa, quando sono a casa, mentre lavo i piatti, mentre faccio tutto. Quindi posso espormi costantemente a del materiale in lingua straniera.
Ovviamente, una volta che arrivi a un certo livello, a un livello abbastanza alto, o anche medio alto, non hai bisogno di essere altissimo, non devi focalizzarti su cose che ti permettano di capire facilmente, ma puoi ascoltare ciò che vuoi. Quindi puoi ascoltare materiale che ti interessa personalmente, quindi cose che ascolteresti anche nella tua lingua natale, nella tua lingua, in italiano o in qualsiasi altra lingua. Questo ci dà un enorme vantaggio. Il vantaggio è semplicemente che possiamo imparare senza sforzarci, perché stiamo ascoltando cose che ci interessano, cose che faremmo comunque. Quindi, piuttosto che aspettare l'autobus in silenzio o annoiandoci, possiamo ascoltare un audio che ci interessa in inglese. Se ci interessa la fotografia, ascolteremo un audio sulla fotografia. Se ci interessa lo sport, ascolteremo un audio sopra lo sport, eccetera. In questa maniera possiamo imparare a capire l'inglese parlato o qualsiasi altra lingua parlata senza sforzo. Io l'ho fatto con diverse lingue e ha sempre funzionato benissimo. Poi, se vogliamo imparare la struttura dell'inglese estremamente velocemente, vogliamo saltare le tappe, vogliamo bruciare le tappe, allora si può fare inglese in 3 giorni, che è un corso strutturato esattamente in questa maniera. Con le cuffie lo puoi ascoltare quando vuoi, non devi dedicare neanche un minuto allo studio, perché l'unica cosa che fai è riempire i tuoi tempi morti. In questa maniera puoi imparare moltissimo senza fare nulla. E nel corso sono già incluse tutte le tecniche che dobbiamo utilizzare per imparare una lingua, ma le tecniche le usa il professore. In questa maniera l'unica cosa che devi fare è rilassarti e imparare l'inglese facilmente. Ti lascerò il link di Inglese in 3 giorni nella descrizione, così puoi vedere o il corso su come imparare qualsiasi lingua, o Inglese in 3 giorni, o entrambi. E ti assicuro che i risultati saranno molto più che soddisfacenti. Io sono Fabio, ci vediamo alla prossima, un abbraccio, ciao!